sono 40 di 9 diverse nazionalità, 13 sono minorenni e per loro oggi inizia una nuova vita. Sono arrivati a Fiumicino dall'isola di Lesbo grazie ai corridoi umanitari organizzati da Sant'Egidio in collaborazione con il governo. Da Roma sono già ripartiti per raggiungere le strutture di parrocchie e associazioni cattoliche dove saranno ospitati. Per loro sono previsti corsi di italiano e poi scuola per i minorenni e percorsi di avvio al lavoro per gli adulti.